tema che ci siamo dati con Cristina per questa serata è abitare la città del terzo millennio. E il professor Penna Duccio il 30 novembre farà l'excursus del passaggio dalla polis alla contemporaneità, per cui noi cercheremo questa sera di focalizzarci soprattutto sulla città come oggi è presente nel nostro millennio, appunto, che è il terzo millennio. E il terzo millennio è il luogo della megalopoli. La città del terzo millennio si chiama megalopoli perché appunto le città sono diventate sempre di più grandi, popolose, soprattutto anche in altre parti del mondo, oltre che in Europa e anche alcune in Italia. E il termine megalopoli ci rimanda proprio al mondo greco, perché la prima megalopoli fu fondata in Grecia nel 371 a.C., quando Epaminonda, che appunto era un grande stratega tebano, costruì una catena di città che facessero da muraglia all'espansione di Sparta. E di questo nome, megalopoli, grandi città, oggi ne troviamo invece una trasformazione, non tanto una difesa, ma troviamo dei luoghi che in queste città sono anche dei non luoghi. Cosa farò io in questa piccola mezz'ora? Cercherò di dire in poche parole quali sono le caratteristiche delle grandi città oggi, le città dove appunto noi viviamo, quali sono le sfide che queste città pongono a noi cittadini per poter essere sempre di più abitate come luoghi umani e quale può essere una soluzione che da accogliere per rendere queste città dei luoghi abitabili. Le prime caratteristiche che noi notiamo in una città sono queste. Innanzitutto la centralità del potere. Il potere è generalmente posto al centro della città. I luoghi delle istituzioni sono messi al centro della città e vengono anche in questo modo, diciamo così, private alcune relazioni con la periferia. La grandezza smisurata della città spesso porta ad un impoverimento delle periferie circostanti e anche ad una mancanza di relazioni appunto con queste periferie. E questo è dovuto soprattutto al passaggio da un consumo industriale, tipo il 700 e l'800, invece ad un consumo commerciale. Oggi il centro della città non è tanto l'industria, quando invece appunto è il commercio. Infatti notiamo nelle grandi megalopoli, nelle grandi città, compresa anche la nostra, lo svilupparsi dei centri commerciali come luogo di incontro e di produzione per le persone. E produzione di cosa? Non tanto di merci, quanto invece di consumi. E questa è una caratteristica importante della città odierna. La città odierna produce dei bisogni, ti mette dentro delle esigenze di consumo, che diventano per te, per noi cittadini, importanti, avere quell'oggetto, quel prodotto, che poi non sembra non poterne farne a meno. E poi c'è questo passaggio nell'aumento della popolazione che è molto veloce. E questa è un'altra caratteristica importante delle città. In questi ultimi decenni, vicino Viterbo, vi sono paesi che sono passati da 1.000 abitanti a 10.000 abitanti. E un passaggio da 1.000 a 10.000 è un passaggio ponderoso, che comporta delle conseguenze abbastanza rilevanti anche nel vissuto del paesino stesso. Quindi un'alterazione degli equilibri nelle logiche del paese che diventano delle vere e proprie città. E questo porta anche a degli squilibri della città stessa, della megalopoli. E qual è il grande squilibrio della megalopoli? È il gigantismo. Cioè nelle grandi città tutto diventa grande, diventa appunto gigante. Spariscono i rioni, i quartieri, spariscono a volte anche le piazze come luoghi di incontro e il paese che diventa città si sviluppa in questo modo perdendo la sua forma. Cioè lo sviluppo della megalopoli è uno sviluppo informe. Non vi sono più i luoghi di incontro come erano appunto nel passato. Quindi uno sviluppo informe accompagnato ad uno sviluppo che non ha una meta. Senza meta, perché spesso le esigenze dello sviluppo della megalopoli o della città oggi è uno sviluppo dovuto ad esigenze prettamente commerciali e quindi non ad esigenze umane. È uno sviluppo quantitativo, non uno sviluppo qualitativo.
La città non si pone più la domanda sulla qualità della vita, ma sulla quantità, dovuta anche alle persone che ne abitano sempre in maniera crescente. Gli edifici diventano più alti, le strade più larghe, i parcheggi più ampi, si moltiplicano i ponti, le autostrade e i tunnel, perché viene reso sempre più facile entrare e uscire dalla città, ma si limitano gli spazi urbani disponibili per vivere la città. Quindi la città diventa, gira intorno alla parola chiave, trasporto. Entrano merci, escono merci, entrano persone, escono persone, sempre in maniera più veloce possibile, ma diventa sempre meno vivibile da un punto di vista umano. Diceva l'urbanista Lewis Mumford nel 1961, la città diventa un meccanismo collettivo per far funzionare un sistema irrazionale e per dare a coloro che in realtà ne sono le vittime l'illusione del potere, della ricchezza, della felicità, dell'avere, insomma, raggiunto il vertice del successo. Ma in realtà, dice appunto Mumford, la loro esistenza è in pericolo della città. La sua ricchezza è insipida ed effimera, i suoi svaghi sono monotoni e la sua patetica felicità è oscurata da continue e giustificate anticipazioni di violenza e di morti improvvise. Quali sfide, infatti, ci lancia questa città, questo tipo di città? La prima sfida nel mondo odierno è la sfida lavorativa. La questione lavorativa che è importantissima nella città, ma il lavoro, la mancanza di lavoro o del lavoro precario, spesso nelle città è accompagnato dalla mancanza di valvole di sfogo. Per cui nella città la mancanza di lavoro diventa, rende inutile la persona, perché non vi è altro, non vi è altro. Non vi sono incontri culturali, non vi sono incontri, spettacoli teatrali, non vi è altro. Tutto è legato al mondo dell'uso e della fruizione di un prodotto, di un commercio. Anche la nostra città di questo fatto ne risente. E questo cosa porta? Porta ad aggravare la mancanza di lavoro, esasperando la vita delle persone. Questa frustrazione degenera in rabbia e, come dice appunto Bauman, anche in violenze autoteliche, cioè appunto violenze fini a se stesse. Una violenza che non ha scopo, una violenza che non ha cause, ma che si protrae dovuto alla mancanza di soddisfazioni che vanno anche oltre al lavoro. Il mercato, che è il luogo centrale nella città, in realtà preclude spesso la partecipazione del lavoratore, perché nel mercato la cosa più importante è la voglia di consumo dell'acquirente. E se il lavoratore viene fatto partecipe del mercato, ne viene fatto partecipe in maniera precaria, cosicché non possa avere possesso del suo futuro. Questo porta logicamente al timore per il futuro. Oggi le giovani generazioni spesso hanno paura del futuro e del progresso. Perché? Perché sanno che più progredisce la società e più verrà a mancare loro lo status odierno che i loro genitori hanno loro consegnato. Più avanzano spesso le macchine, la tecnologia, più si perdono anche posti di lavoro. Tutta questa rabbia, violenza, frustrazione, questa mancanza di scarico, questo essere assimilati nella città ai prodotti commerciali che sempre di più aumentano, fa sì che si genera anche l'instabilità nelle relazioni. Anche le relazioni diventano più precarie, perché non si fondano più su dei sentimenti autentici, ma su valori tipo commerciali, e quindi che si rovinano nel tempo, e quando si rovinano vengono gettati via come un prodotto del supermarket. E nella città c'è anche un altro passaggio, un'altra sfida importante, che è il vicinato. Il famoso vicinato, che un tempo era così centrale e importante perché proteggeva anche le abitazioni, le famiglie e chi vi abitava, oggi è un vicinato di estranei. Queste persone strane fanno sì, anzi viste come strane, fanno sì che si perdano i valori della certezza
ed una vita come progetto. L'altro è visto come un estraneo in queste grandi città, come membro di un altro gruppo etnico. L'altro non appartiene alle nostre conoscenze. E quindi l'idea del vicino si andrà sempre di più perdendo. Nei nostri palazzi, nei nostri vicinati, non ci abbiamo più i vicinati di un tempo. Neanche conosciamo spesso chi ci abita accanto. E questo fa perdere altri valori e rende meno umane le nostre città. Al tempo stesso c'è un'altra sfida che è dovuta al ritorno di una civiltà passata, cioè la civiltà tribale. Le nostre città al tempo stesso, di fronte appunto agli strani e agli stranieri, sembrano lottare per il recupero della propria identità. E questo recupero vuol dire solamente una cosa: ritrovare il proprio posto in un mondo che ci accorgiamo è popolato da altra gente che noi non conosciamo. In questo modo, nelle città, nasce la famosa logica del noi contro loro. E quindi si vive a gruppi separati che lottano l'uno contro l'altro per la sopravvivenza. E nelle città anche oggi vi è una lotta per la sopravvivenza. Cosa scompare allora dalla nostra città? Dalle città scompare nel terzo millennio il valore, per esempio, della solidarietà. La solidarietà non è più vista come una risorsa, ma come un peso. Il successo dell'altra persona è una sconfitta mia, perché l'altro riduce le mie possibilità di farmi largo nel mondo. E così la sfida qual è? È farsi guerra l'uno con l'altro per sopravvivere nella giungla, come dice appunto un cantante, della città. E nella città l'essere umano, vista in questo modo, rischia di rimanere un semplice ingranaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua di un bene di consumo da utilizzare, così che quando la vita non è funzionale a tale meccanismo viene scartata senza troppe remore. E chi è il cittadino che abita questa città? Spesso si è passati dall'homo economicus, di cui ci parlerà anche la professoressa, all'uomo psicologico. Che vuol dire? Il cittadino è un perseguitato dall'ansia. È una persona che nella città cerca di trovare ad ogni costo un senso della vita, vedendo però nell'altro un rivale. Vive la competizione in maniera aggressiva ed esige al tempo stesso una gratificazione immediata. Vive uno stato di inquietudine e di insoddisfazione perenne, mai appagato e sempre bisognoso di altri oggetti, di altre acquisizioni. È un uomo che ha sostituito al benessere, quindi allo stare bene, invece un'attenzione esasperata per la salute e per il proprio corpo. Vive la condizione del non sé. Il cittadino ha annullato aspirazioni e desideri, ha spento passioni e stimoli e ha raggiunto quel nirvana di cui si fanno portavoce spesso anche le religioni orientali. Come possiamo allora rispondere a tutto questo? Lo possiamo fare ridefinendo la città come la definiva Lewis Mumford negli anni 60 e 70. La città come luogo inteso a offrire le maggiori possibilità di conversazioni significanti. E questo diventa essenziale, la città luogo di conversazione e non solamente di commercio. E da questa definizione possiamo rileggere la vita urbana in maniera diversa. La città del terzo millennio può recuperare una visione drammatica di vita. Per drammatico non si intende una visione tragica, distruttiva, ma deve recuperare il dramma dei rapporti e delle relazioni. La città non deve essere più fondata sul monologo del potere sociale, politico ed economico, ma deve fondarsi sulla diversità di personaggi che entrano in relazione tra loro, che dialogano tra loro e che tra loro intrecciano vite, attese, desideri e progetti. Personaggi consapevoli che ne entrano sulla scena della città,
tutti come ruoli, con ruoli da protagonisti. La città del terzo millennio è chiamata ad allargare il cerchio di quelli che partecipano alla conversazione. È chiamata non tanto ad espandersi, ma ad includere ogni persona che fa parte di questa città. Un romanziere, Michael Dibdin, fa dire ad un personaggio che è Ferdinando Dal Maschio in un suo romanzo: «Il centro non ce la fa più a reggere. Oggi è in periferia che accadono le cose importanti. Nella nuova Europa la periferia è il centro. Sarà piena di frontiere fisiche e ideologiche, tutte strettamente sorvegliate. Dovrai mostrare i tuoi documenti o sarà peggio per te». E quali sono i documenti che la città del terzo millennio deve manifestare? La città romana era costruita su due strade importanti, il Cardo e il Decumano, che poi rappresentavano il modo di costruire i templi etruschi, ed erano due vie che si intersecavano in maniera ortogonale fra di loro. Quali sono le due vie che non deve perdere la città del terzo millennio? La prima via, il Cardo, quella che va da nord a sud, è la via della dignità umana. La città deve essere costruita su come luogo di diritti e doveri comuni. Noi possiamo ritrovare nella nostra città che abitiamo tutti insieme, tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. La città è il luogo dove condividiamo diritti e doveri che sono per tutti uguali. La città è il luogo della dignità umana perché è il luogo dove l'essere umano, per dirla con Kant, non può essere un fine, ma deve essere un fine, ma mai un mezzo delle nostre esistenze. La persona non può essere mercificata nella città. La città non deve divenire luogo di prostituzione, ma deve divenire un luogo dove ognuno recita e vive la propria parte in maniera viva e responsabile. Se questo è il Cardo, la dignità umana, vi è anche il Decumano. Il Decumano, la strada da est ad ovest, è la strada della trascendenza umana. La persona che vive la città è una persona fragile, ma una persona che possiede desideri e sogni. Ed è questa la trascendenza dell'essere umano. Una persona non appiattita solamente su esigenze concrete di vita quotidiana e materiale, ma una persona che ha in sé la voglia di vivere e che ha progetti. Una persona che non si accontenta di sopravvivere, ma che vuole perseguire i propri ideali. La trascendenza richiama desiderio, sogno, progetto e anche ideale. E non è possibile che nella città del terzo millennio gli unici ideali e progetti sono quelli orientati al bene economico o tecnologico. Mettendo come Cardo e Decumano la dignità umana e la trascendenza umana, noi possiamo progettare una città che sia veramente il luogo umano nel quale abitare e non più non luogo. Una città chiusa, una città che si espande solamente economicamente e non include l'essere umano, l'altro, in maniera responsabile, è un non luogo e quindi un luogo inumano, potremmo dire, cioè un non luogo. Come fa la città a diventare luogo e quindi ad essere ambiente umano? Prima cosa, spalancando la mente, quindi pensando la città, cercando di viverla non solo materialmente, ma anche con i progetti che abbiamo nelle nostre menti, con i nostri sogni e desideri, e al tempo stesso sconfiggendo il tumore della diffidenza. Una città che guarda l'altro in maniera diffidente è una città che muore, perché ha in sé un tumore, è una città che implode, è una città che non avrà mai, che non sarà mai umana. La città è chiamata quindi ad assumere uno stile di vita che non può essere quello commerciale, ma è quello empatico, cioè appunto quello umano. Bisogna sentire in città il bisogno dell'altro, immergersi nell'altro. Siamo
Bene, nella città bisogna essere connessi, ma essere connessi ai volti degli altri. Una città umana è una città meno robotica, è una città di relazioni, è una città che scommette sull'altro sentendolo come vicino. E quindi il messaggio grande, secondo me, è quello che proviene proprio da Heidegger nel 1927, in quel bellissimo libro Essere e Tempo. Heidegger diceva che l'essenziale è esserci e l'esserci è l'uomo. L'uomo è esserci nel suo essere nel mondo e l'esserci è sempre, dice appunto Heidegger, un con esserci. Nella città bisogna vivere insieme, bisogna esserci insieme ed esserlo in maniera libera, cioè scegliere nella città di trasformarla in un luogo della cura. Non una città individualista, come dice appunto Stefano, ma una città che si prende cura dell'altro, della persona che ti vive accanto, una città che si preoccupa di chi sta accanto e dei suoi bisogni e che non trascura la persona accanto solamente perché è diversa o straniera. Ed è qui la grande scommessa e la sfida che ci offre la città oggi nel terzo millennio. Il concittadino è ancora luogo di sorpresa e stupore oppure è luogo di ovvietà e di angoscia? La persona che abita con me in questa città che io vivo e nel quale mi trovo mi dà sorpresa, mi dà stupore oppure mi dà angoscia? O la trovo ovvia, scontata? E quindi la risposta è più convincente. Bauman la trova nel dialogo. Il dialogo è ancora la chiave di svolta, secondo me, della città. La città si deve realizzare nella sua capacità di dialogare tra tutti coloro che ne fanno parte. E dialogare vuol dire cercare in ogni modo di ricostruire il tessuto sociale aprendo le istanze della persona che ci abita accanto, incontrando l'altro ed incontrandolo nell'inclusione e non nell'esclusione, realizzando in città, come facciamo questa sera, coalizioni culturali, educative, filosofiche e religiose, perché sono queste l'essenza della città: la filosofia, l'educazione, la cultura, la religione, tutte quelle cose che parlano dell'essere umano e non lo rendono un oggetto commerciale. Il dialogo vuol dire essere non tanto spettatori e osservatori, ma essere degli attori protagonisti che prendono su di sé l'appello alla responsabilità personale e sociale di ogni quartiere e strada della nostra città. E questo, secondo me, è la risposta più convincente per rendere la megalopoli meno inumana e più umana. Grazie per l'invito. Prego. Sono molto onorata di partecipare a questa mia prima esperienza in questa associazione. Ho ascoltato con grande interesse la relazione di Riccardo e devo dire che, come sempre, ci compenetreremo abbastanza bene. Ecco, e infatti io volevo partire dal pormi una domanda: qual è il segreto del successo urbano? E la risposta è la città come bene relazionale, quindi un po' la città dove c'è il dialogo, dove si incontra l'altro, dove non c'è la diffidenza. E allora, ecco, volevo partire dal dire che l'Europa ha il 72% dei cittadini europei vive già in realtà urbane e nel 2050 si arriverà addirittura all'80%. Ecco, in questo quadro, ce l'ha già detto Riccardo, si assiste ad un aumento in numero e anche in dimensione delle città, quindi la megalopoli e le metropoli sono lo scenario più verosimile. E le città svolgono oggi un ruolo chiave nello sviluppo economico, sociale e culturale dell'Europa.
perché sono i principali motori dello sviluppo in un'economia globale, detengono la maggior parte le città della ricchezza, conoscenza e tecnologia. Al contempo però le città soffrono dei più gravi problemi che affliggono anche le società, varie forme di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, degrado ecologico e inquinamento, sovraffollamento, crimine e violenza, intolleranza e razzismo, perdita di solidarietà. E la crisi economica ha manifestato proprio nei contesti urbani europei i suoi effetti più significativi, e questi si combinano con l'invecchiamento della popolazione, con l'inverno demografico, con il calo demografico e con i fenomeni migratori. Quindi le trasformazioni economiche, sociali e ambientali modificano la città, ma l'evoluzione che dovrebbe essere delineata, a mio avviso, in modo democratico, partecipativo e condiviso della città, condizionerà il futuro della società, dell'economia e dell'ambiente. Quindi è importante capire oggi, riflettere sulla città, e quindi sono grata all'Associazione Peril che ha posto in diversi appuntamenti di quest'anno il tema della città, perché è basilare. Anche Papa Francesco in diversi documenti si arrovella su questa, sulla dimensione della città. E quindi ecco, quali trasformazioni dobbiamo governare e quali politiche, nuove politiche urbane dobbiamo intraprendere? E quindi torno alla domanda iniziale: qual è il segreto del successo urbano? Allora, io come sapete sono un po' propugno la visione dell'economia civile, e quindi la vita della città e la sua prosperità anche economica è, secondo la prospettiva dell'economia civile, principalmente riposta nei beni relazionali, quindi nell'amore, nell'amicizia, nella fratellanza, nella cittadinanza attiva. E sono chiamati i beni relazionali così perché la loro esistenza deriva proprio dal fatto che esiste una relazione tra persone che è disinteressata e in cui è importante l'identità dei soggetti. E questi beni relazionali gli economisti non li maneggiano bene perché hanno delle proprietà un po' particolari, perché sono beni che si producono e si consumano insieme, e poi sono beni che non si deteriorano con l'uso, ma la cui intensità e valore aumenta appunto con la frequentazione. E quindi gli economisti, insomma, rispetto ai beni privati che si deteriorano eccetera, li maneggiano in modo più difficile. E i beni relazionali, ci dicono tanti economisti, concorrono alla felicità delle persone, perché che non dipende quindi solo dal reddito. E i beni relazionali anche contribuiscono anche a una funzione molto importante, ad accumulare capitale sociale. Per gli economisti con questo termine si intende l'insieme di relazioni di fiducia tra persone. E perché è importante il capitale sociale? Perché il capitale sociale favorisce la nascita e lo sviluppo dei mercati. Se io mi fido degli altri, non ho bisogno di andare dai notai per siglare contratti, quindi il mercato è lubrificato dalla fiducia, e quindi non ci sono i costi di transazione che invece devono essere sostenuti quando c'è il clima di diffidenza di cui ci parlava Riccardo, perché la diffidenza esiste non solo sul pianerottolo ma anche in campo economico. E quindi il capitale sociale favorisce la nascita e l'avvento del mercato. Però come si costruiscono questi beni relazionali? Attraverso il dono. Ecco un'altra cosa eretica, perché il dono fatto all'insegna della reciprocità, dunque quel dono che ha la speranza di essere contraccambiato quando viene effettuato, crea dipendenza tra i soggetti, anche se chiaramente è un dono diverso dallo scambio del mercato, perché lo scambio obbligatorio pretende istantaneità rispetto dell'equivalenza. Nel dono la reciprocità invece è tutto il contrario, è differita nel tempo, non vuole la giustizia commutativa e è libera. Questa è la bellezza del dono, che lascia i soggetti
soggetti liberi. Quindi vedete il dono, che si chiama anche il paradigma del politico, perché costruisce diciamo legame sociale, il dono costruisce anche identità, perché quando io faccio un dono è importante pensare a chi è l'altro, a chi va il mio dono, e quindi edifica amicizia di virtù, amicizia disinteressata, direbbe Aristotele. E quindi è importante la catena, diciamo, di trasmissione della costruzione sociale del mercato: va dono relazionale, cemento e beni relazionali. I beni relazionali costruiscono il capitale sociale, sul capitale sociale si incastonano i mercati. E anche il bene comune, una parola che magari adesso non va di moda, ma a me piace usarla, inteso come l'insieme delle buone condizioni di vita di una città, è come beni relazionali, si costruisce insieme e si gode insieme, e i cittadini ne sono appunto produttori e consumatori. Allora vedete, tutti questi elementi, beni relazionali, dono relazionale, bene comune e felicità, operano in modo interconnesso e interrelato tra loro e si rinforzano vicendevolmente. Allora, il benessere urbano e il collegato sviluppo economico, perché abbiamo detto il mercato è incastonato nella comunità, dipendono in sintesi, primo, dalle buone relazioni tra persone, due, da una comune identità, tre, da vincoli di reciprocità, quattro, da regole. Non esistono solo le norme legali, dobbiamo includere anche le norme sociali e le norme morali, condivise, e anche da altre istituzioni, cito tradizioni, cultura, storia. E sulle regole condivise sottolineo l'importanza della condivisione. L'impero romano era omogeneo per lingua, costumi, leggi, e la civitas romana, parola da cui deriva la nostra termine città appunto, per questo motivo era una città mondo che includeva tutti, si era cittadini romani senza distinzioni di razza, sangue, eccetera, e la nozione di civitas romana era assai più inclusiva della polis greca, da cui invece stranieri, schiavi e donne erano escluse. Allora, volevo ricorrere alla pianta seicentesca della città stellata di Palmanova, che è una città reale in provincia di Udine, che funge da copertina a questo volumetto, l'ho scritto sull'economia civile con le edizioni del volontariato lo scorso anno, per riassumere i fattori chiave di successo urbano. E la città di Palmanova era sempre era la città ideale rinascimentale, però si distingue dalle altre altre città ideali contemporanee per alcuni motivi. È stata pianificata nel 1593 a tavolino, cioè è stata pianificata in modo razionalista, però è una città che è stata anche realizzata, quindi noi abbiamo un'utopia che in fondo è diventata realtà. Ed è stata una città ideata e fondata dalla Repubblica di Venezia. Non abbiamo il computer, avevo preparato la slide, però qui si vede, c'è il leone di San Marco in questo tondo. E allora, vedete, non è stata creata da una signoria dispotica dell'epoca. Questo significa che l'economia civile prospera nella democrazia. Nello stesso tempo, diciamo, Francesco Sforza aveva commissionato all'architetto Antonio Verulino, detto Filarete, la città di Sforzinda, che però è rimasta sulla carta. Ma che cosa serviva quella città? Doveva servire solo a celebrare il prestigio e a crescere la reputazione dell'uomo solo al comando. Invece la città di Palmanova è una città reale, dove diciamo doveva fiorire l'iniziativa economica, la creatività e l'innovazione, che per svilupparsi hanno bisogno appunto di democrazia. Quindi questo legame con la Repubblica di Venezia è importante, anche perché ci fa capire che lo sviluppo economico deve respirare in un clima di democrazia, e anche quindi c'è il rinvio alla dimensione democratica della città. Poi vedete, nella mappa, a differenza di Sforzinda, che è solo un disegno geometrico, e ci sono gli uomini. Qui mi dispiace che non si vede, però c'è la presenza umana.
E allora questo denota che il funzionalismo e il razionalismo adottato dagli architetti per progettare, vedete, ha una, quasi una precisione geometrica e matematica, una realtà urbana che doveva essere sicura e efficiente, in realtà, vedete, questa presenza umana non ha reso, disegnando anche la presenza umana, significa che il razionalismo va sposato comunque con la presenza e l'umanizzazione della città. E l'importanza dei beni relazionali si evince anche dalla centralità che la piazza assume nella mappa, verso la quale convergono tutte le principali strade, e dal fatto che tutta la struttura della città è stata concepita sul numero 3, l'archetipo della Santissima Trinità, e sui suoi multipli. La pianta poligonale della città è una stella a 9 punte, le porte di accesso alla città sono 3, le strade radiali sono 18, di cui 9 principali, la pianta della piazza centrale esagonale. Non cito questo per uno sfoggio o per una credenza esoterica numerologica, ma è proprio perché mi piaceva sottolineare l'archetipo relazionale che è la base del progetto. E la mappa evidenzia anche la presenza di mura, però le mura erano come nella città medievale, solo per tutelarsi dal nemico esterno e anche per avere una apertura controllata, diciamo, verso l'esterno. E poi abbiamo una presenza di edifici pubblici, privati e comuni. Naturalmente questi noi chiamiamo anche i luoghi, le piazze, diciamo i giardini, le strade, sono i beni comuni tradizionali. Oggi noi abbiamo anche nuove generazioni di beni comuni, quelle che troviamo magari su internet, Wikipedia, o i beni comuni di nuova generazione. Ma quale è la nozione di città che tradisce questa visione? La città è soprattutto una comunità. Lo ha ribadito anche Riccardo nel suo intervento, civitas in civibus est, dice Sant'Agostino, e la città è fatta di beni relazionali e di beni comuni, e spesso l'uso oculato dei beni comuni dipende dall'etica delle persone, quindi dall'altruismo reciproco e dall'altruismo generalizzato. Quindi spesso molti beni che vengono usati contemporaneamente da più persone, se non vogliono incappare nella congestione, nel sovrasfruttamento eccetera, sposano la collaborazione tra persone con il fatto l'accesso comune. Quindi nascono i beni comuni urbani collaborativi. Questa è un po' la nuova frontiera. E quindi vedete, la città, anche essendo una comunità, è anche un luogo di convivenza tra varie istanze e ha un'identità plurale ormai, multiculturale e dinamica. E anche la città è generatrice di processi, non sempre buoni. Riccardo ha enfatizzato il gigantismo e tante altre cose, e possono essere processi economici, sociali, e anche culturali, spirituali, anche può essere però un laboratorio nuovo. Ecco, Riccardo invocava la nascita di iniziative culturali, filosofiche, spirituali. Ma qual è stata l'evoluzione della città nel corso della storia con una particolare attenzione al tema dell'accoglienza, no? E dell'integrazione, perché se io teorizzo i beni relazionali, poi voglio vedere come sono andate le cose. Allora, la città ebraica. La città ebraica era un luogo di asilo, addirittura, di chi si macchiava anche di omicidi involontari. Però era anche un luogo di fede. Davide stabilisce a Gerusalemme il Tempio, e spesso molte città greche nascono proprio in prossimità di luoghi sacri. E infine era un luogo di fratellanza. L'umanizzazione della città ebraica avviene con Gesù. Poi abbiamo la città di Roma, e la città di Roma nasce tra due culture, quella proto-laziale e quella proto-villanoviana, cioè quella etrusca. È una città non lontana dal mare, quindi aperta agli influssi esterni e anche dal sincretismo delle culture. E nel mito fondativo Romolo scava il solco e poi tutti i vari popoli gettano una zolla di terra, un pugno di terra nello stesso solco, proprio a enfatizzare il fatto che bisognava mescolarsi. Poi abbiamo
abbiamo i nuclei abitativi, diciamo, dopo il crollo dell'impero romano, che si insediano nelle prossimità delle abbazie benedettine, e ricordo che il capitolo 53 della regola dice che l'ospite va accolto come Cristo nella regola stessa, quindi era il massimo dell'accoglienza. L'abbazia è anche, diciamo, le città, i residui di città. Poi abbiamo la città medievale, ecco, secondo Mumford, la medievale si distingue per la capacità di attrarre i diversi e di connettere le differenze, e secondo un altro studioso delle città del Medioevo, Le Goff, la città medievale esprime la pacifica coabitazione di tante diversità in forme di socievolezza sconosciute al villaggio. Il villaggio era più chiuso, era più, aveva un carattere più comunitarista, con un'apertura, dice Le Goff, obbligata sul mondo. E infatti la città medievale si collocava, erano anche grandi città marinare di scambio, pensate alle repubbliche marinare, oppure nasceva sui fiumi, quindi sempre lunga arteria di scorrimento, oppure sui cammini dei pellegrinaggi. E quali erano queste diversità che circolavano nella città medievale? Poveri, artigiani, canonici, proprietari terrieri, nobili, mercanti, immigrati dal contado, studenti, forestieri, pellegrini, soggetti appartenenti a etnie diverse, ebrei, musulmani, greci. E grazie al capitale sociale che si crea nella città medievale, diventa la città medievale centro di consumo, centro di produzione artigianale, nascono le corporazioni, centro di scambi commerciali, le fiere, centri di produzione scientifica, nascono le università, e centri di emissione di moneta, e anche di aggregazione di nuove figure, i cambiavalute, oppure anche gli ebrei che prestavano il denaro. Quindi vedete, integrazione sociale e accoglimento delle diversità, crescita urbana, sviluppo economico sono interrelati, e la ricchezza nella città medievale non era reinvestita solo nella produzione, ma anche nella costruzione di simboli identitari collettivi. Cito soltanto la cattedrale per brevità, oppure veniva anche ridistribuita attraverso la carità. Arriviamo alla città e comuni dell'età del 1000 italiani, e qui abbiamo che l'ospitalità gratuita di matrice ecclesiastica si trasforma nella religione civica del comune, e l'area della città rende liberi, e quindi molte persone si spostavano dalla campagna, perché lì erano vessati ancora dai feudatari, proprio per scrollarsi questa tirannia. E i comuni diventano sempre culle di cosmopolitismo e di ibridazione multiculturale, e sono anche simbolo di una rivoluzione politica, sociale, economica. Politica economica perché c'è l'ascesa della classe borghese, politica perché i comuni facevano legislazione autonoma, commerciale, e autogovernavano anche l'imposizione delle tasse, avevano anche in parte un po' di indipendenza, e anche dai feudatari, eccetera, e anche avevano germi di molto labili, però di democrazia, e professavano una cittadinanza attiva. Quindi vedete, Cattaneo individua nelle città il nucleo di aggregazione che caratterizzerà tutta la storia italiana, e la ricchezza di città che ha l'Italia non ce l'ha nessun altro paese europeo. Noi siamo anche fino anche a scadere nel campanilismo, no? Che è magari l'aspetto deteriore del senso della città. E quindi la città resisterà a guerre, conquiste straniere e scomposizione degli stati. E oggi arriviamo alla città di oggi, ipermoderna, con fenomeni poi lo dirò più in là, di privatizzazione dei beni comuni, fredda, piena di solitudini, di disuguaglianze, con la tentazione di trasformarsi in fortezza. E quali sono, diciamo, le principali metamorfosi urbane contemporanee? Queste sono un po' collegate allo sviluppo del capitalismo, perché nella prima parte di questa relazione vi ho
raccontato l'influenza che la società esercita sull'economia. Adesso devo vedere invece la relazione inversa, cioè come l'economia, ahimè, distrugge la società e la città. E quindi le trasformazioni non sono sempre tutte positive, e anche perché il capitalismo si è sempre di più finanziarizzato, è anche più globale, quindi c'è maggiore interconnessione, ma è anche più instabile ed è caratterizzato da una cosa che ci ha detto Riccardo, cioè l'economia non è più basata sulla industria, ma sui servizi, sul commercio, servizi tradizionali, sui servizi avanzati, e quindi anche un'economia della conoscenza. E vediamo qualche trasformazione positiva, queste le cito proprio brevemente. Le città diventano sempre più luogo di erogazione di servizi avanzati alle imprese, sono centri direzionali, fabbriche di beni intangibili, nascono le famose città creative basate su cultura, arte, scienza, design, musica, moda, turismo, pubblicità, beni digitali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, TV, produzione di film. E queste città della creatività sono anche caratterizzate dalla presenza di imponenti simboli architettonici del nuovo capitalismo cognitivo-culturale. Cito il museo, per dire un esempio, il Museo Guggenheim di Bilbao. Seconda trasformazione: in tutto il mondo sta emergendo, in base alla leadership finanziaria, cioè nei centri dove stanno le borse più importanti del mondo, una nuova gerarchia di città. Le città, ecco, sono divenute, queste delle borse, i nodi strategici della rete mondiale. Terza evoluzione positiva: l'evoluzione urbanistica è guidata da innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che anche servono per incidere sull'ambiente, e quindi tutto questo confluisce nel paradigma della smart cities, cioè la città intelligente. E in questa smart cities c'è un intreccio virtuoso tra economia, politica e scienza. E vedete, le reti delle telecomunicazioni hanno raggiunto un'importanza uguale alle infrastrutture tradizionali, e non solo queste reti sono utilizzate oggi per promuovere cittadinanza attiva, spesso noi facciamo i certificati in alcuni comuni attraverso internet eccetera, ma servono anche per aumentare la qualità della vita urbana. Pensate alle applicazioni che ci possono guidare nella congestione del traffico o altre cose. Quinta trasformazione positiva: la differenziazione etnica e culturale della città aumenta grazie ai processi di migrazione internazionale, che stanno dando luogo a dei sobborghi etnici alla nascita, e spesso in alcune città questi sobborghi diventano ghetti. Pensiamo alle banlieue parigine, in altre città dove sono stati governati attraverso apposite politiche invece stanno diventando anche dei fattori di attrazione e anche di produzione, perché dove c'è più diversità c'è anche più innovazione, perché c'è un confronto di opinioni. Quindi ecco quali sono le tendenze evolutive. Alcune ce le ha dette Riccardo: consumo del suolo, gestione dei rifiuti, inquinamento, congestione, cattiva qualità dell'aria, elevato consumo energetico, ma anche una progressiva erosione dei legami tra persone. E come la vediamo questa erosione? Primo, c'è una sostituzione dei beni comuni o dei beni pubblici, che sono gli unici che offrono occasioni di socializzazione, con i beni privati. Farò alcuni esempi. Ci sono città completamente artificiali, chiamate charter city, come nell'Honduras, che sono amministrate da manager non eletti democraticamente e che hanno delle loro norme di amministrazione in deroga perfino alle leggi nazionali. E in queste città c'è la privatizzazione di molte aree comuni, le aree verdi, anche da noi le sale d'aspetto delle stazioni ormai non esistono, i parcheggi non ce ne sono più, i parcheggi pubblici spesso noi paghiamo tanto.
la creazione di quartieri anche fisicamente separati dal resto della città, sorvegliati dai vigilantes privati, la riduzione degli investimenti dedicati all'edilizia residenziale pubblica. Quindi i beni comuni o beni pubblici sono rimpiazzati dalla privatizzazione. 2. Eccessiva invasività di particolari attività commerciali a scapito dei beni relazionali. Cito, svuotamento dei centri storici dalle abitazioni che sono rimpiazzate da filiali di aziende commerciali multinazionali o da filiali di banche e riduzione di nei centri storici di quelle piccole attività commerciali a alta intensità relazionale che vengono sostituite da ipermercati o da supermercati. Terza modifica negativa, la crescita di beni posizionali che distruggono i beni relazionali con ricadute anche sul piano urbanistico. Voglio dire che le disuguaglianze di reddito che si sono accresciute fanno aumentare il divario tra le periferie degradate, come ci ha già spiegato Riccardo, e il centro, con l'emergere, ce l'ha ricordato Riccardo, di tensioni sociali, atti di vandalismo, microcriminalità e scoppio di rivolte. Nei centri storici, dove si concentrano tutte le attività della movida, dell'economia della creatività e della conoscenza, vivono solo i lavoratori altamente qualificati e ben pagati, mentre nelle periferie si concentrano i lavoratori generici. Poi ecco, là c'è la proliferazione dei non luoghi, quindi i non luoghi sono tutti quei luoghi a storici, a relazionali e a identitari, e quindi dove sono luoghi di transito dove non si sviluppano relazioni personali ma solo istantanee, e sono la manifestazione plastica dell'espulsione dei beni relazionali dalla città, che è stata parallela alla espulsione dei beni relazionali dall'economia. Quindi cito Marco G, cita centri commerciali, che ipermercati, dove c'è una solitudine di massa che è una follia, la gente va la domenica in queste cattedrali del consumo a fare un rito laico, la messa laica del consumo, dove nessuno si parla e le persone sono sperdute in queste cattedrali del consumo, grandi catene alberghiere, i parchi di divertimento, Disneyland, che sembrano questa artificialità, e anche alcune infrastrutture. Sono spazi pieni di gente, ma paradossalmente rappresentano l'apoteosi della solitudine, tanto più sconcertante perché solitudine di massa. I non luoghi, ecco, cancellano anche la storia perché sono sono vissuti esclusivamente nella istantaneità e hanno anche la prerogativa di banalizzare lo spazio perché creano un paesaggio serializzato. Se voi andate in tutte le periferie vedete i discount, questi casermoni, questi capannoni, e sono uguali in tutti i luoghi del mondo. Allora ecco che cosa si può fare per frenare questa deriva. Una pianificazione della città condivisa, quindi che dovrebbe procedere attraverso il dialogo, ecco, però che ha invocato anche Riccardo, tra cittadini e pubblica amministrazione e quindi tra tanti attori, per trovare anche nuovi strumenti urbanistici, non rigidi come i famosi piani regolatori, ma flessibili e che abbiano anche, siano caratterizzati da una semplificazione delle procedure. Ora non li cito, però l'Unione Europea aveva previsto i famosi programmi complessi che hanno anche che erano caratterizzati dalla necessità dell'integrazione, integrare funzioni nella città, e poi quindi centro e periferia, varie funzioni, residenza, servizi, produzione, integrare il vecchio e il nuovo, la manutenzione va fatta nella città quanto il costruire il nuovo, e integrazione tra attori, operatori e risorse, e anche tra aspetti economici, finanziari, ecologico e sociali. E quindi si è passati anche a una visione di non fare le cose faraoniche, ma cercare di conquistare obiettivi piccoli ma realistici. Ed ecco, mi viene in mente che il paradigma della generatività, che è stato elaborato da Mauro Magatti e da Chiara Giaccardi, potrebbe essere utilizzato anche per riprogettare le città. Perché? Qual è il rischio? È che per scongiurare queste derive dei non luoghi, eccetera, noi
tentiamo di mantenere la città nello status quo, la tirannia dello status quo. Quindi non dobbiamo rifugiarci nella, ma a meno che non si tratti di città che sono patrimonio storico e culturale, in una difesa critica dei non luoghi, perché questo si cristallizza il contesto urbano, da un punto di vista economico si scade nel localismo e nell'autarchia, e poi sul piano sociale mantenere tutto tale quale istiga un po' anche al comunitarismo e quindi a una minore mobilità sociale, al particolarismo e al conformismo. Allora vedete, una città dovrebbe trascendere questa conservazione, ma dall'altra parte deve combattere anche l'anonimia e l'individualismo che caratterizzano, come ci ha detto Riccardo, diciamo, che indeboliscono i legami sociali. E allora dobbiamo recuperare la fratellanza, purché naturalmente non si dimostri tribale, come anche Riccardo ha detto, guai alle tribù. E allora mi veniva in mente l'esempio di Gerusalemme, perché la città di Gerusalemme è un mix di nuovo e di antico, e intanto ha una caratteristica plurale, perché coesistono appunto è un crocevia cosmopolita di diverse religioni e di diverse culture, anche storicamente sedimentate, e quindi c'è una armonizzazione delle diversità, che è stato un po' il filo guida della mia relazione, e quindi si costruisce comunitas e non immunitas, quindi rigetto dello straniero. Ma dall'altra parte Gerusalemme ha costruito un vero e proprio ecosistema innovativo, e circa un terzo del suo PIL è ormai prodotto da nuove start-up, quindi da imprese innovative in settori hardware, energia, finanza, farmaceutica, ottica, servizi alle imprese e scienza delle particelle. E inoltre Gerusalemme vanta anche molta economia della creatività, perché ha molto sviluppato turismo, arte, museografia e anche cinema, teatro, fotografia e design. Quindi ecco, si può tentare non la preservazione assoluta del luogo storico, identitario, relazionale, ma si può far coesistere innovazione e anche tradizione. E quindi ecco, il paradigma della generatività può darci una mano, perché ogni trasformazione urbana dovrebbe basarsi sulla genialità, perché ci riconduciamo alla parola generatività, sulla generosità e sulle generazioni future. Quindi una creatività che scaturisce da un dono di talenti e intuizioni, sul prendersi cura, ecco, anche Riccardo ha ricordato la cura, almeno nella fase iniziale di ciò che si mette al mondo, e sul tramandare posteri ciò che è stato creato, quindi anche sul lasciare andare. Ecco, il futuro dello sviluppo urbano europeo, e concludo, è un po' tracciato nella carta di Lips sulle città europee sostenibili, dalla dichiarazione di Toledo sulla rigenerazione urbana integrata e dall'agenda territoriale dell'Unione Europea, e anche da una comunicazione sulla dimensione urbana delle politiche dell'Unione Europea. Che cosa ci dicono questi documenti? Ipotizzano la creazione di agende urbane. Anche Terni si è dotata di questo documento. E come delinea l'Unione Europea, come vede la città? Cito: poli di attrazione e motori della ricerca economica, luoghi di sviluppo sociale avanzato, spazi verdi di rigenerazione ecologica ambientale e una piattaforma per la democrazia, il dialogo culturale e la diversità. E questa agenda, è molto importante dire questo, sottolinea il fatto che il perno dello sviluppo socio-economico ambientale è la dimensione della città, e le città devono essere coinvolte nella progettazione e nella implementazione delle politiche comunitarie, cosa che prima non avveniva, perché tutt'al più le città venivano metabolizzate dal livello regionale. Quindi questo è anche un invito un po' a prendere anche per la nostra città di Terni a farci carico un po' di responsabilità, a cercare di progettare un futuro, perché poi anche Terni deve ridisegnare e ritracciare un po' il suo futuro socio-economico, perché abbiamo sì la tradizione che è
diciamo, l'industria siderurgica, però dobbiamo fare come Gerusalemme, insomma, cercare di far coesistere tradizione e innovazione. Bene. Grazie a Riccardo e Cristina Montesi per questa bella relazione. Abbiamo un dibattito, diciamo, su quello che un po' ci hanno detto, è stato molto bello, diciamo, molto bello, diciamo, siete divisi in gruppi in maniera. Sì, ma poi succede sempre così, diciamo, abbiamo la sintonia, una magia, è un'alchimia questa. Sì, ecco, mi è importante una domanda, diciamo, è importante ogni tanto comunque sia di parlare, diciamo così, una, quello che ha detto. Io, ecco, ricordo forse che la parola che mi ha colpito di questa relazione è il discorso della fiducia. Mi ricordo Gianni Agnelli quando in un'intervista disse, beh, da noi, diciamo, una stretta di mano se riusciamo a fare internazionale, così dico, carta, insomma. Ecco, oggi non bastano documenti, non bastano programmi, non bastano online, basta niente, perché praticamente tutti i documenti che possiamo fare vengono proprio distrutti dal principio di non avere fiducia. E dunque cause e controcause vengono fatte proprio per la non fiducia. Addirittura si arriva proprio al paradosso che basterebbe chiamare la controparte e mettersi d'accordo. E non si fa. Se accadiamo, cioè, nel discorso della non fiducia. Ma questo discorso della fiducia, secondo me, investe in tutta la società, in tutte le relazioni. Non è solo già negli anni, oggi farebbe difficoltà a fare un accordo nel condominio, perché non sarebbe un accordo nessuno. Ma è la proprio, diciamo, la trasversalità delle relazioni, cioè dal rapporto amoroso, dal rapporto di amicizia, dal rapporto familiare, parentale, eccetera. Cioè noi soffriamo moltissimo il discorso che aver perso la fiducia. Questo io accendo così, poi dico delle cose mie, poi sentiamo i relatori che stanno su questo discorso, che è forse, diciamo, un arricchimento che genera egoismo, cioè nel senso di aver passato, diciamo, il passato, diciamo, di secolo scorso, diciamo, di non benessere completo, lo stato di benessere, di salute, eccetera, che ci permette o ci illude di avere la possibilità di non avere più relazioni, cioè di fare a meno di dare fiducia agli altri. In più, secondo me, c'è anche il discorso delle sconfitte, no? Perché noi abbiamo dato fiducia e dall'altra parte non ce ne stanno andando dietro. Dunque anche questo, più sono, diciamo, risposte sconfitte, meno siamo disposti a dare fiducia agli altri. Adesso io però lascio la parola, ecco, questa è una cosa così, insomma, lasciare la parola a voi, cosa pensate su questo discorso della fiducia, in più il discorso di Bauman, sull'ultimo libro, Retrotopia. Lui indica, diciamo, un'intervista oggi al Messaggero, c'era uno straccio di questo libro, il ritorno alla tribù, si era parlato di discorso della tribù, ma insomma è un po' paradossale, quindi siamo andati avanti, diciamo, ritorniamo indietro, sì, perché l'individuo si trova in comunque si è gestito all'interno di un gruppo in cui si sente più sicuro. Questo è quello che diceva, no, forse l'ultimo libro, diciamo, per me, però insomma, ecco, lascio un pochettino il discorso a voi come lo vedete. Poi prego. Bauman, nell'ultimo libro, Retrotopia, dove segna il passaggio appunto dall'utopia alla retrotopia in maniera negativa, però pone questo ritorno alla tribù come un fattore negativo, non come un fattore positivo. Quindi la denuncia che fa Bauman, la domanda che lui si pone è se stiamo tornando alla civiltà di Hobbes, dove l'uomo era un lupo per altri uomini, quindi il nemico, no, contro cui combattere e da cui avversare.
Su questa cosa dell'immagine appunto del lupo che Bauman utilizza all'inizio del suo libro e che Hobbes utilizza, è interessante invece prenderlo come riferimento per la domanda che tu hai fatto. E l'essere umano è un essere che generalmente si può comportare un po' come le scimmie, no? Già che alcuni dicono che deriva dalle scimmie. Perché? Perché fa delle alleanze strategiche per la proprio utile. E infatti le scimmie utilizzano gli altri generalmente. Quindi la cosa interessante è che l'essere umano, da questo punto di vista, quando rinnega appunto la fiducia verso l'altro, usa l'altro con delle alleanze strategiche, con dei compromessi, il tutto finalizzato al proprio utile. La cosa interessante del lupo, da uno studio che è stato fatto sugli animali, cioè il lupo vive in branco, non usa il branco, ma il lupo partecipa attivamente al benessere del branco. Quindi in realtà sembrerebbe proprio il lupo come immagine della civiltà vera, autentica, no? Di un animale che non è peso agli altri, ma contribuisce allo sviluppo stesso del branco. L'essere umano, perdendo la fiducia nell'altro, ha messo al centro se stesso, e questo vuol dire la mancanza di una visione empatica. Cioè l'essere umano oggi è convinto che il proprio benessere si costruisce non in maniera relazionale, e questo fa cadere un po' tutte le dinamiche di cui anche la professoressa parlava. Il successo dell'uomo si ottiene lavorando in rete e generando il successo anche degli altri. E questa è un po' la scoperta che secondo me bisogna fare all'interno delle città. Cioè non è che tu, distruggendo altri luoghi di lavoro, grandi centri che seppelliscono i piccoli, in questo modo stai costruendo un'utopia, anzi una retroutopia, perché alla fine quando la barca affonda, affonda per tutti e nessuno li salva. Garantire il successo dell'altro vuol dire anche garantire il successo nostro, perché alla fine il benessere deve essere di un'intera città, e quindi utilizzare tutte quante le risorse della città. Cosa fanno spesso invece le multinazionali? Le multinazionali spesso fanno sì che i soldi che girano non abbiano appunto persone, diciamo così, non abbiano un referente singolo, e quindi c'è uno sfruttamento, no, dell'altro. Pensiamo che solo a Nestlé. Pensiamo, no, come lo sfruttamento dei bambini, pensiamo allo sfruttamento dei poveri in questi paesi come il Bangladesh, il Vietnam, e dicendo, per la costruzione delle scarpe, no, o per altri prodotti. E logicamente questo porta ad un arricchimento di pochi che a lungo andare l'utopia si perde. Cioè il fatto che alcuni potranno gestire il mondo seppellendo altri è una disillusione, perché fino anche loro ci rimetteranno. Ecco, la città vista invece a livello del bene comune, come appunto diceva la professoressa, e lavorare per il bene comune vuol dire lavorare per il successo dell'altro, perché se l'altro ha successo, anch'io avrò successo. E finisco per dire solo una cosa, e questa nozione di bene comune non è proprio sempre, c'è sempre stata, perché per esempio Platone, Aristotele, per loro il bene o è comune o non è bene. Qui è nata nel tempo, e dovrei sottolineare l'importanza del bene comune. Noi purtroppo oggi non siamo convinti di questo e pensiamo al nostro bene, non capendo che se il nostro bene non si realizza dentro al bene comune, praticamente non sarà mai un bene, ma sarà una disfatta. Prima o poi ne pagheremo chiaramente le conseguenze, perché è una utopia, una illusione. E così la fiducia. La fiducia è ciò che di meno c'è oggi, no? Ma è la base dei rapporti. Anche i rapporti economici dovrebbero costruirsi sulla fiducia. Come diceva la professoressa, come ora cedo la parola, è fondamentale. Un'economia, se non si basa sulla fiducia e su un lavoro in rete, è un'economia che a lungo andare sarà destinata a essere distruttiva, sia per la città ma anche per le stesse persone che la praticano. O ci si salva e ci si aiuta in rete, oppure uscendo dalla rete non ci sarà nessuno che vivrà felice e spensierato. Alla fine il boomerang addosso cadrà. E quindi penso che è importante rivedere la vita e l'esistenza basandola proprio sulla fiducia.
Certo, e termino, siamo stati abituati a pensare che la ragione sia la base della nostra esistenza. Ecco, invece sembra che stia tornando sempre di più in auge che il fondamento dell'esistenza non è la ragione, ma è la fiducia e i sentimenti. L'essere umano ha svenduto i sentimenti, la fiducia, la fede in nome della ragione, e questa ragione ha fatto altro che depauperare l'essere umano, rendendolo fragile da una parte e dall'altra parte incapace di stringere relazioni costruttive. Ecco, la ragione non può essere vista come la potenza dell'uomo. Infatti il razionalismo alla fine cosa ha portato? No, non ha portato al benessere, se ancora oggi siamo messi in questo modo. Ha portato ad una grande povertà dell'essere umano, nei sentimenti, nelle relazioni e nella fiducia dell'altro. Ma volevo ritornare un po' su il tema del comunitarismo, perché la fiducia ci porta, bisogna essere un po' equilibrati, perché fiducia è il collante della comunità, ma un eccesso di fiducia, cioè un capitale sociale di bonding, no? Il capitale sociale di bonding deriva la parola da to bond, che è legare, no? E quindi è quella fiducia di corto raggio che è tra i simili, quindi è la fiducia del clan, per capirci. Allora, ecco, tanti studiosi dicono che se c'è un eccesso di capitale di bonding, questo mina lo sviluppo. Facciamo l'esempio del Mezzogiorno. Al sud, un famoso studioso che si chiama Bansfield diceva che le regioni del sud non si sono sviluppate per la mafia, perché questo comunitarismo poi ha impedito, tra loro si amano moltissimo, però tutti gli altri poi sono taglieggiati, ricattati, eccetera, e questo certo impedisce a imprese estere o anche a imprese italiane di andarsi a insediare. E quindi ecco, può essere comunità sì, fiducia sì, ma comunitarismo no, perché ecco, il comunitarismo ha questa deriva dell'egoismo di gruppo, del volersi ergere al di sopra delle regole. Pensate alla disobbedienza fiscale invocata dalla Lega Nord ai tempi magari dei Bossi, e anche questa tirannia spesso i gruppi molto stretti cercano anche di tiranneggiare le minoranze, quindi sono intolleranti anche rispetto alle diversità. E quindi ecco, la tribù è una cosa un po' pericolosa, perché rafforza l'identità, di cui che è un bisogno secondo me profondo dell'uomo, perché siamo tutti in fondo a caccia del riconoscimento, e questo spiegherebbe tante azioni umane, no? Anche nei contesti di lavoro, però ecco, la tribù consolida questo bisogno di identità, che poi se è identità di gruppo uno si rafforza ancora di più, però ecco, da un punto di vista economico può essere deleterio, perché poi c'è un capitale sociale, certo il capitale sociale di bonding serve, però dopo ci deve stare quello di linking, che poi unisce una certa comunità con un altro mondo che è diverso. Facciamo l'esempio, un rapporto mondo profit e mondo non profit è un capitale sociale di linking, quindi il non profit può dare una carica valoriale al mondo profit, e il mondo profit può dare iniezioni e lezioni di efficienza al mondo non profit, in quest'unione che proprio che è bella, perché è una cosa di diversità, si esce fuori dal recinto vogliamoci bene solo tra di noi. E poi si può anche alzare, diciamo, fare uno scatto in più e pensare a un capitale sociale di linking, che è una fiducia, allora diciamo che la fiducia del capitale sociale di bond è una fiducia di gruppo, quella di linking è un po' una fiducia generalizzata che poi detta la qualità dello sviluppo economico di una zona. Poi posso fare un terzo salto e unire diciamo, la società con lo Stato, con le amministrazioni pubbliche, quindi un'alleanza.
diciamo, società, sia nelle componenti profit, non profit, anche della società civile con le istituzioni pubbliche. E questa, diciamo, alleanza di team consente a tutti di raggiungere obiettivi che almeno che nessuno degli attori potrebbe essere in grado di conseguire. Quindi è una fiducia di sistema. Tant'è che spesso si può sentire gli industriali si lamentano sempre che l'Italia non è un sistema, noi non abbiamo il sistema paese, no? Perché questo naturalmente dal punto di vista imprenditoriale accusano che la pubblica amministrazione è lenta, è burocratica, mette le ragioni. Però ecco, quindi ci sono vari tipi di fiducia, vari livelli e il massimo per lo sviluppo economico è avere un rapporto equilibrato tra tutte le tre forme di capitale sociale. E quindi ricordo poi che la fiducia è da fides, no? È la corda che si tende tra due persone. E ecco, no, poi volevo dire due cose sulla, ecco, cioè c'è una, la discriminante, come dice Riccardo, ci sono due antropologie comunque, un'antropologia negativa di Hobbes che ha dipinto a fondamento del contrattualismo, quello un pochino negativo che ci dipinge, ecco, come esseri paurosi, diffidenti, scaltri, simulatori, in balia delle passioni acquisitive. È chiaro che poi rispetto a questa, diciamo, a questa visione, poi l'economia si è allacciata a questo filone cattivo del contrattualismo, poi con Mandeville che scrive nel Settecento la favola delle api, dove dice che in pratica i vizi servono diciamo, a far sviluppare l'economia, e poi da Mandeville arriva da Smith che ci dice che l'interesse personale è alla base di tutto quanto, anche se Adam Smith è stato un po' malinterpretato, perché la parola interesse significa stare tra. Quindi quando Adam Smith parlava non è dalla benevolenza del macellaio che prendiamo il pane quotidiano, ma dalla cura del suo interesse personale, aveva in questa parola, o in fondo, lui Smith diceva che l'interesse doveva essere mitigato, contemperato dal tenere conto della prospettiva altrui, tant'è che Adam Smith teorizza pure che lui era un illuminista, quindi non poteva parlare di una coscienza religiosa, però c'è dentro di noi uno spettatore imparziale a cui noi dovremmo sottoporre il giudizio delle nostre azioni anche rispetto agli altri. Quindi tutto sommato poi anche Smith, sebbene si riallaccia a Mandeville, però con questa diciamo nozione di interesse personale ancora era un pochino relazionale. Poi la deriva è stata l'economia neoclassica, dove l'obiettivo dell'economia diventa la massimizzazione dell'utilità individuale meramente intesa come consumo. E abbiamo, non torno sulle cose che ha detto Riccardo, sull'appiattire l'essere umano non sui desideri, sogni, ma solo su appunto un animal consumans, oltre l'uomo psicologico frustrato, ecco appunto, che è legato all'animale. Invece a questo, a questa visione dell'uomo, c'è un'antropologia un pochino più positiva, no? Che risale un po' al filone dell'economia civile, che dice che l'uomo sì, cioè anche il suo cono d'ombra, quindi è anche il suo amore di sé, però è mitigato anche dai sentimenti altruistici. E tra l'altro Adam Smith comunque scriveva, ha scritto pure la teoria dei sentimenti morali, che è una sua opera filosofica, perché Adam Smith è un filosofo morale, e i migliori economisti sono stati dei filosofi, pensate a Marx, appunto, a Smith e altri. Quindi Adam Smith aveva detto in quest'opera, non era arrivato proprio a dire la cosa dell'economia civile, cioè che le buone relazioni in società favoriscono l'avvento del mercato, però lui esordisce in quest'opera dicendo anche che è a cuore dell'uomo la tua felicità. Quindi si era un po' interrogato, poi non è riuscito a fare proprio il salto logico, però diceva, enfatizzava alcune virtù che sono buone per la società, non è arrivato a dire che poi erano buone anche per il mercato, ma
comunque non è quel paladino del liberismo selvaggio che si vuole sempre far passare. Ecco, invece gli economisti civili ci danno un'altra visione di uomo, e poi questo filone anche degli economisti civili viene ripreso da una tradizione dell'illuminismo, che è l'illuminismo dei sentimenti, Shaftesbury e altri, mentre il filone cattivo del contrattualismo e di Mandeville sfocia poi nell'illuminismo iperrazionalista con Voltaire, eccetera, che poi ci dà anche questa dimensione più brutta. Ecco, bisognerebbe lavorare un po', ecco, anche su questa concezione antropologia, perché è tanto importante. Io dico sempre a lezione che dalla concezione di uomo deriva la concezione di scienza economica, dalla concezione di scienza economica derivano i modelli di impresa, e i modelli di impresa orientano poi comportamenti reali delle imprese. C'è questo circolo ermeneutico che bisogna spezzare, quindi la questione fondamentale è filosofica. Però che su cui ha lavorato tanto la filosofia. E quindi se noi non lavoriamo su questo non riusciamo a cambiare i modelli. E si vede, io lo dimostro a lezione, proprio con una conseguenzialità quasi matematica, che da una certa idea di uomo deriva una certa idea di scienza e di impresa. Bene. Spazi verdi, pensare a tutto, al business, al commercio, eccetera, eccetera. Non ci stiamo accorgendo nella nostra città quello che significa che mancano gli spazi per la cultura. Il teatro verde non ci abbiamo più, ci stiamo accorgendo quanto è necessario per ospitare, diciamo, no, l'opera, spettacoli di una certa cultura, che sono una cultura che aveva tempo, tra l'altro, alla fine dell'Ottocento, quando era molto più piccola di oggi, insomma. C'era una casa, c'era un'orchestra fissa per Verdi. Oggi che cosa sarebbe stato per Charles poco tempo fa, ha rischiato di sparire? Grande istituto musicale per la diffusione della cultura. Ecco, io credo che la città, come diceva, deve essere un insieme di queste cose, e questo credo che non sia secondario. Anzi, io lo metterei in primis. Così gli spazi per lo sport, gli spazi per la diffusione, che bilanciano un po' quello che è la guida del bene o la guida degli altri, almeno insomma cerchiamo di incaricare su questo. Forse oggi abbiamo più la paura di ritrovarci insieme ai migranti, no? La perdita del lavoro, della casa, della, a una guerra tra i poveri. Questo qua l'aveva detto di Fusano, nella sua relazione, diciamo, questa
le persone, diciamo, che hanno un alto reddito, che il basso reddito non ha le differenze. Io comunque ringrazio, diciamo, ecco, i nostri partecipanti.